1954, Trieste dopo l'America, il titolo del progetto che il Circolo della Cultura e delle Arti ha organizzato per celebrare il 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Nel foyer del Politeama Rossetti in questi giorni viene presentata in anteprima la mostra fotografica che sarà visitabile nella sede del Circolo in Seminario a partire dal 28 ottobre. Trieste USA 1945-1954 ripercorre la presenza statunitense in città, puntando molto su immagini di vita quotidiana, persino di vita privata, senza tralasciare la politica. Pochi sanno, ad esempio, che a Trieste fece visita anche l'allora senatore John Kennedy. Però si ricorda poco di quello che è successo, in realtà è stato un periodo interessante, gli americani hanno investito tantissimo denaro proprio per cercare di ridurre le tensioni sociali che c'erano. Abbiamo delle immagini di Kennedy che è venuto qui proprio dal senatore per vedere come venivano spesi tutti questi soldi, cosa si faceva. Macchine enormi, allegria, bandiere, il baseball, il golf. Tantissime attività che hanno veramente ravvivato la vita a Trieste. Contiamo di far partecipare e far visitare questa mostra alle scolaresche, ai giovani, ma non solo, proprio per far penetrare, far assimilare meglio questo periodo di storia che non è molto conosciuto, devo dire, soprattutto nell'attuale giovane generazione. Dal punto di vista culturale, il momento clou dell'iniziativa è in programma il 22 ottobre al Ridotto del Teatro Verdi. Una tavola rotonda analizzerà e racconterà quegli anni alla luce, come recita il sottotitolo dell'appuntamento, di un richiamo fra tradizione ed innovazione. Ci saranno una decina di esperti che ci racconteranno proprio i momenti artistici, letterari, cinematografici, perché c'è stata una grossa spinta cinematografica in quel periodo, giusto per capire com'era la situazione e da lì cosa è rimasto lo decideremo ognuno di noi sentendo cosa si racconta di buono e eventualmente anche di meno buono. 1954, Trieste dopo l'America proporrà anche una serie di conversazioni e di proiezioni, il tutto proprio allo scopo di restituire un ritratto il più completo della vita cittadina in quel periodo, compresi due concerti, protagonisti Le Babette e l'orchestra del Conservatorio Tartini. Alla realizzazione delle iniziative in programma hanno collaborato più realtà cittadine. Ha collaborato soprattutto l'Associazione Italo-Americana Friuli Venezia Giulia e al tempo stesso è importante il partenariato che si è creato col Teatro Rossetti, che difatti ospita in anteprima questa esposizione per alcuni giorni, e naturalmente quella degli altri partner che sono l'università, il conservatorio e i media partner.